fai conoscere la tua volontà. Fa tacere in noi ogni altra voce che non sia la tua. E perché non troviamo condanna nella tua parola, letta da una colta, meditata da un'amata, pregata ma non custodita, contemplata ma non realizzata, manda il tuo Spirito Santo ad aprire le nostre menti e a guarire i nostri cuori. Solo così il nostro incontro con la tua parola sarà rinnovamento dell'alleanza e comunione con te e con il Figlio e lo Spirito Santo, Dio benedetto nei secoli dei secoli. Amen. Ascoltiamo la parola di Dio dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, ecco io ti pongo all'improvviso colei che è la notizia degli occhi. Ma tu non fai lamento, non piangere, non versare la lacrima. Sospira in silenzio e non fare il lutto le notti. Avvolgiti il capo con il turbante, mettiti sandali ai piedi, non ti velare fino alla dopo. Non mangiare il pane del mondo. La mattina avevo parlato a poco e la sera mia moglie mi morì. La mattina dopo feci come mi era stato raccomandato e la gente mi domandava: non vuoi spiegarci che cosa significa quello che tu fai? Io risposi: la parola del Signore mi è stata rivolta in questi termini. Annuncia agli israeliti. Così dice il Signore Dio: ecco, io faccio profanare il mio santuario, orgoglio della vostra forza, delizia dei vostri occhi e anello delle vostre anime. I figli e le figlie che avete lasciato cadranno di spada. Voi farete come ho fatto io. Non vi vederete fino alla bocca. Non mangerete il pane del mondo. Avrete i vostri turbanti in capo e i sandali in piedi. Non farete lamenti e non piangerete, ma vi consumerete per le vostre iniquità e gemerete uno con l'altro. Ezechiele sarà per voi un segno. Quando ciò avverrà, voi farete proprio come ha fatto lui e saprete che io sono il Signore. Tu, figlio dell'uomo, il giorno in cui io dirò loro la loro fortezza, la gioia della loro gloria, l'amore dei loro occhi, la brama delle loro anime, i loro figli e le loro figlie, allora avrà a te un microfono per darti la notizia. In quel giorno la tua bocca si aprirà per parlare con il microfono, parlerai e non sarai più nudo e sarai per loro un segno. Essi sapranno che io sono il Signore. Parola di Dio. Sostiamo qualche istante di silenzio e meditazione personale sul brano che abbiamo appena ascoltato.
Innanzitutto vi giunga questa sera il saluto dell'arcivescovo Emilio, che non può essere con noi per un impegno importante e personale. E questi mercoledì della parola che stiamo vivendo, li stiamo rileggendo alla luce proprio del nostro essere famiglia. Il Vescovo ha voluto fin da subito provare a dare a questi brani dell'Antico Testamento un taglio utile per le nostre famiglie, per il nostro essere famiglia all'interno delle comunità parrocchiali, ma nello specifico anche per le coppie, per marito, la moglie, insomma per noi che viviamo a casa e viviamo con le persone. La parola di Dio ci viene in aiuto perché non è così lontana dalle dinamiche che viviamo tutti i giorni, anche da quelle più spinose e ingarbugliate, come quella che questa sera ci è stata appena programmata e che in effetti forse a una prima lettura ci spiazza un po', perché è ingarbugliata la storia di Ezechiele, il profeta, la storia che Ezechiele è chiamato a farsi capo. Ezechiele, il profeta, è chiamato a farsi carico di una storia complessa, la storia dell'esilio di un popolo e la sofferenza di questo esilio, la sofferenza di questo popolo che vive l'esilio. E come ogni profeta, a nessuno piace fare il profeta, anche Ezechiele non è esente da questa da questa percezione di difficoltà nel profetizzare in nome di Dio. Lui è un sacerdote, è uno che amministra il culto, e parlare in nome di Dio, educare un popolo, portare un messaggio scomodo, in qualche modo non gli si addice, non lo vuole fare con estrema facilità. Eppure lui veramente, come ascolteremo, come cercheremo di comprendere questa sera, è chiamato a farsi carico della sofferenza di un intero popolo. Cerchiamo di capire qualcosa sulla struttura di questo libro. Di solito quando si cerca di andare su un brano della Bibbia bisogna come minimo avere un po' la panoramica di tutto il libro che si cerca di analizzare, insomma, del brano che si vuole in qualche modo comprendere. Non voglio chiaramente fare nessuna lezione questa sera di Bibbia o nessun... non voglio assolutamente annoiarmi con nozioni o quant'altro. Solo per capire un po' com'è la struttura di questo libro, che tra l'altro è un linguaggio molto particolare, un linguaggio apocalittico. Noi forse il linguaggio apocalittico lo conosciamo perché abbiamo letto o ci confrontiamo molto spesso con il libro dell'Apocalisse del Nuovo Testamento, ma il linguaggio apocalittico è presente anche nell'Antico Testamento e in un certo senso l'Apocalisse di San Giovanni si ispira molto anche nelle immagini, nei riferimenti al libro di Ezechiele. È un linguaggio apocalittico, cioè un linguaggio che in qualche modo vuole richiamare l'attenzione a ciò che conta veramente. L'Apocalisse non è la narrazione di fatti sconvolgenti che prima o poi avverranno, che quindi ci dobbiamo preparare a questi fatti perché sennò non si sa bene cosa succede. L'Apocalisse ci fa tornare all'essenziale, al nocciolo. Io sono il vivente, l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Io sono colui che è sempre, resta per sempre e non andrò mai via. Questo forse può essere il messaggio principale del libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. E qui ce n'è un altro che ricorre molto spesso, no? C'è una frase che ricorre per tutti i capitoli, quasi tutti i capitoli, insomma, del libro di Ezechiele. Essi conosceranno che io sono il Signore. E forse questa è la chiave di lettura che dovremmo in qualche modo tenere a mente rispetto proprio ai fatti che questa sera abbiamo ascoltato. Io sono il Signore, essi sapranno che io sono il Signore. Guardate, questo messaggio è fondamentale e come credenti siamo
siamo chiamati a stupirci di fronte a questa cosa, perché le vicende del mondo e anche le vicende, voglio dire, sì, della storia universale, della storia che ascoltiamo in TV, ma anche le vicende personali, familiari, le cose difficili che accadono dove non sembra esserci speranza alcuna di salvezza, dove spesso l'uomo dispera, ascoltare che essi conosceranno che io sono il Signore è di una consolazione estremamente fondamentale. E abbiamo tutti bisogno di essere consolati da questo punto di vista. E Ezechiele è colui che nome stesso lo dice, no? La parola Ezechiele, Dio è forte, vuol dire, o Dio fortificherà, renderà forte. La parola stessa del profeta, il suo nome, ci viene a indicare come in effetti noi abbiamo bisogno di quest'unica fortezza, dell'unica cosa che resta sulla faccia della terra. E questo è bello, in un certo senso, cari fratelli e sorelle, ricordarci. Soprattutto quando, ripeto, le cose del mondo tendono a destabilizzarci, a farci perdere la speranza. Nello specifico, cosa succede? Cosa succede? Tanto dicevo che volevo fare un minimo di suddivisione dei capitoli del libro del profeta Ezechiele. Possono, giusto per dirvi come è diviso questo libro, sono i primi capitoli che in qualche modo cercano di capire perché Gerusalemme è caduta. Tanto qual è la sciagura che è accaduta a Israele? La sciagura dell'esilio. Il popolo di Israele viene deportato, almeno nella componente più importante, il re, i funzionari, i giovani, i militari, coloro che in qualche modo rappresentavano il potere di Israele, la forza di Israele, tutte queste persone vengono deportate in Babilonia. Anche Ezechiele si ritrova deportato in Babilonia e lui da sacerdote all'inizio cerca di continuare in qualche modo la pratica del culto, cerca di santificare quello che è possibile senza il Tempio, senza le funzioni del Tempio, cerca di rendere ancora presente il nome di Dio questo popolo che è deportato, esiliato da una terra straniera, lontana, e questo frangente il profeta a un certo punto riceve questo compito di profetizzare. E una serie spropositata di capitoli, tutto il corpo centrale del libro si basa appunto sul voler far capire alla gente, al popolo di Israele, perché è successo quel che è successo? Perché siamo stati esiliati? Perché il nostro potere è terminato? Perché agli occhi delle nazioni non contiamo più nulla e siamo stati schiacciati come mosche, come piccoli insetti da gente più potente di noi? Perché il popolo di Israele forse ha dovuto pagare di persona grande, diciamo così, peccato, una grande negatività compiuta e stratificata, un po' in tutti, a partire dal re fino forse all'ultimo dei funzionari, la logica del potere, il volersi sostituire a Dio a tutti i costi. E sì, perché quando un popolo, qualsiasi esso sia, in un certo senso vuole mostrare i muscoli su altri popoli, quando una nazione in un certo senso si vuole gloriare della propria forza mondana, ahimè, può arrivare un'altra nazione più potente che prende e ti schiaccia. E può sembrare semplicemente una questione politica questa, no? Cioè di manifestare una forza contro altre nazioni, eccetera. Ma questa idea della forza, questa idea che conta chi è più forte
conta chi più mostra i muscoli, era in qualche modo stratificata a vari livelli. E la società israelitica, il popolo degli ebrei, si ritrova a vivere rapporti interpersonali completamente disumani. Il povero non è più soccorso, l'orfano viene totalmente ignorato, la vedova viene scacciata, il forestiero viene tranquillamente respinto e presso il popolo degli ebrei non sembra più esserci alcuna pietà, alcun amore, traccia di amore per Dio e per i fratelli. Questo è quel che dice il profeta in questi capitoli. Cerca di raccontare, di dire a questo popolo, di farlo riflettere, di dire: guardate che abbiamo tolto tutte le fondamenta possibili che provenivano dalla Torah, dalla parola di Dio, le abbiamo eliminate tutte. E come facevamo ad essere popolo? E come facevamo a rimanere nella nostra patria? A fare che cosa, tra l'altro? Questa è una spiegazione che in un certo senso Ezechiele fornisce ai suoi concittadini. Ed è una parola dura, perché la verità nessuno la vuol sentire. Se qualcuno mi viene a dire che ho difettato, ho mancato nella carità, ho indurito il mio cuore, forse si indurisce ancora di più per il fatto che me l'ha detto un mio fratello. Anche fra di noi spesso è complicato venirci in soccorso da questo punto di vista, perché ogni volta che troviamo, no, la cosiddetta famigerata correzione fraterna, ogni volta che proviamo in qualche modo ad attuarla, spesso ahimè anche in malo modo sicuramente, cioè senza carità ma semplicemente rinfacciando ad altri colpe, ebbene questa cosa è complicata per noi, è stata complicata anche per il profeta Ezechiele. E in un certo senso tutta questa analisi di ciò che ha portato il popolo a perdere la propria patria, la propria forza, la propria gloria, il culmine di tutto questo racconto è il brano che abbiamo ascoltato noi oggi. Non basta che questo popolo sia stato deportato da un'altra parte. Non basta che questo popolo soffra il fatto di non poter più fare quello che si faceva prima. Non basta che questo popolo sia in un certo senso succube, schiavo di un altro re, di un altro potere, eccetera. Viene preannunciato a questo popolo che addirittura Gerusalemme, il Tempio, tutto ciò che rappresentava la delizia del cuore degli israeliti, tutto andrà in rovina, tutto sarà distrutto. Di questo tempio, per fare un confronto con il Nuovo Testamento, quando Gesù piange su Gerusalemme, dice: di questo tempio non resterà pietra su pietra. E capite bene che questo era impensabile, incredibile. Non si può credere a una roba del genere. Non si può pensare che i nostri, proviamo a metterci nei panni di questi israeliti, no? Come se qualcuno ci venisse a dire che delle nostre chiese arriverà un giorno che non rimarrà pietra su pietra, che delle nostre tradizioni non ci sarà più nulla, sarà un vago ricordo sui libri di storia, che delle cose che per noi sono, come dire, fondamentali, no? Che sono in un certo senso il biglietto da visita delle nostre città, delle nostre delle tradizioni millenarie che in qualche modo custodiamo, di questo non resterà nulla. Questo Ezechiele dice a questo popolo. E siccome questa parola è molto dura, il Signore sceglie un modo molto particolare per annunciare tutto questo agli israeliti, perché questo non solo non è facile da dire, ma non è neanche bello. Non è bello da dire, non è, come dire, non vediamo l'ora che tutto questo finisca, no? Non è un qualcosa
abbiamo ascoltato nel brano di oggi che a un certo punto Ezechiele, che sappiamo essere sacerdote, poi profeta, a un certo punto perde la moglie, muore la moglie di Ezechiele. C'è un lutto, in un certo senso, che lo coinvolge in prima persona. E dal testo forse abbiamo intuito che il rapporto tra Ezechiele e la moglie è anche un rapporto molto profondo, molto bello. Avete ascoltato, no, come la chiama? La delizia dei tuoi occhi, no? Che bella immagine, la delizia dei miei occhi, la moglie. Lei probabilmente anche una colei che ha dato una certa sicurezza a Ezechiele, affrontare persino il tempo della deportazione. Colei che è stata la forza molto probabilmente di questo sacerdote e che nella serie, almeno mia moglie, ho perso la patria, ho perso la mia storia, ho perso il mio futuro, nel senso che non so che cosa succederà. Ma almeno ho il mio affetto, ho la delizia dei miei occhi. E a un certo punto invece Ezechiele perde tutto questo. E avete sicuramente ascoltato, e forse anche con un po' di sgomento, che cosa Dio chiede di fare a Ezechiele. Intanto lo preannuncia, che tu stai per perdere tua moglie. E gli dice: una volta che hai perso tua moglie, non dovrai portare lutto, non dovrai fare tutti quei segni che in qualche modo, no, accompagnano il lutto, non dovrai lamentarti, no? Non dovrai fare tutte quelle operazioni che in genere gli ebrei facevano per cercare di accompagnare un tempo che è difficile, che è quasi insostenibile. Gli ebrei avevano, forse a differenza dalle nostre prassi, dai nostri modi di vivere in qualche modo le fasi luttuose, avevano un lungo periodo per portare lutto, anzitutto nel vestiario, nell'alimentazione. Per una settimana, da quando si seppelliva il proprio caro, non si poteva lavorare, non si andava a lavorare, non si usciva. E addirittura per 30 giorni c'erano in qualche modo delle proibizioni rispetto proprio al fatto che questo momento era particolarmente forte e ci volevano anche dei riti sociali per poterlo sostenere. E il lutto terminava con, quasi dopo un anno dalla morte e dalla sepoltura del proprio caro, quando a un certo punto, dopo un anno, quando sostanzialmente rimanevano le ossa della persona, e queste ossa venivano poi prese e deposte in un posto diverso, a parte. E lì il lutto in qualche modo poteva cessare. Dopo un anno tu potevi, eri finalmente libero da questo peso, da questo fardello, e forse un tempo antropologico necessario per poter rilanciare nuovamente il futuro e la vita. Tutto questo non viene permesso a Ezechiele. Dovrai tenere un contegno esemplare, dovrai piangere, dovrai fare tutto quello che si fa in questo periodo. E ovviamente, quando poi questa cosa succede, la moglie muore, addirittura il giorno dopo gli viene fatta questa profezia, e la gente non si riesce a spiegare perché Ezechiele faccia proprio questo. Tant'è che glielo chiedono, gli dicono: senti, ma perché fai così? Non stai, non piangi, cosa in qualche modo sta succedendo rispetto al lutto che stai portando? Per piacere, date un foglietto, che ho perso la traccia, grazie mille.
spiegando immediatamente quello che quello che gli sta succedendo in qualche modo riguarderà tutti gli israeliti. Il suo modo di fare non sarà solo per lui, ma sarà per tutti. E gli dice, così dice il Signore Dio, ecco io faccio profanare il mio santuario, orgoglio della vostra forza, delizia dei vostri occhi e anelito delle vostre anime. Le parole tranenti, tra l'altro l'analogia tra la moglie e il santuario è molto forte, è evidente, no? I figli e le figlie che avete lasciato, che sono rimasti lì a Gerusalemme, cadranno di spalle. Voi farete come ho fatto io, non vi velerete fino alla bocca, non mangerete il pane del lutto, avrete i vostri turbanti in capo e sandali ai piedi, non farete il lamento e non piangerete, ma vi consumerete per le vostre iniquità e gemerete l'uno con l'altro. Questo è quanto il profeta annuncia al suo popolo. Dal lutto del profeta, da ciò che il profeta vive in prima persona, ovvero la perdita della delizia del proprio cuore, Ezechiele trae la forza per poter annunciare al suo popolo, e un annuncio carico di dolore, ciò che in qualche modo devasterà tutti quanti. E questo annuncio, come dicevo anche prima, e Ezechiele lo fa a partire dal proprio vissuto, è solidale in qualche modo dei sentimenti del popolo, non è un annuncio che Ezechiele fa da una zona di conforto, da un posto sicuro, lo fa avendo anche lui il cuore a pezzi. Perché questa cosa? Che cosa può in qualche modo voler dire tutto questo brano che abbiamo ascoltato, questo modo di annunciare la distruzione? Ezechiele è chiamato a fare un altro passo importante, è chiamato nel silenzio, perché poi tra l'altro una volta fatto questo annuncio Ezechiele diventa muto, chiamato nel silenzio a scoprire che c'è qualcosa di più grande. È chiamato a bruciare i libri e gli idoli delle genti sono argento e oro, lo stesso argento e oro che, voglio dire, si usano tranquillamente per tutte le nostre ostentazioni di forza. Non è che solo gli idoli di argento e oro vanno distrutti anche quelle nostre certezze che spesso sono fatte di argento e oro, ma sono metalli nobili, per dire, tutto quello che per noi è certezza e che spesso ci allontana completamente dalla gloria di Dio. Tant'è che spesso la gloria umana è confusa con la gloria di Dio. Non è che noi se utilizziamo il nome di Dio in manifestazioni dove ostentiamo il nostro potere, la nostra forza, quella è la gloria di Dio. Questa è idolatria, cioè confondere Dio, credere che Dio sia in qualche modo, sia l'effetto del nostro potere e delle nostre capacità. E la Bibbia in toto sempre mette in guardia il popolo contro l'idolatria, cioè contro tutte quelle manifestazioni che in un certo senso ci fanno dimenticare il vero volto di Dio, che ci fanno dimenticare che Dio è la vita del popolo, come accade nel deserto quando il popolo che dimentica che Dio è stata la sua forza si fa un vitello d'oro. E questo, capite bene, io vorrei attualizzarlo neanche però
senza banalizzare troppo questo concetto, ma capite bene che questa cosa ci riguarda, cari fratelli e sorelle. Noi non siamo esenti dall'idolatria, Sì, non abbiamo il vitello d'oro, non abbiamo, come dire, tutte queste immagini dell'Antico Testamento che descrivono questo atteggiamento. Però ahimè, pure noi facciamo spesso forza, no? Sui nostri poteri umani, facciamo spesso leva sulle nostre sicurezze così ordinarie, in campo educativo e anche in campo religioso. È difficile spesso credere che, come dire, tutto quello che noi possiamo ostentare non è sempre Dio. Vi ricordate il periodo del lockdown, quando abbiamo perso tutte le nostre possibilità, anche in campo religioso, un tempo, nel senso che abbiamo perso la possibilità di radunarci, abbiamo perso la possibilità di fare grandi celebrazioni, abbiamo perso la possibilità di fare le processioni, abbiamo perso la possibilità di far ritrovare i ragazzi nella catechesi, abbiamo perso la possibilità di fare, non so, tutte le manifestazioni, anche benefiche che di solito facciamo, e sembrava a un certo punto che era finito tutto. Siamo andati tutti in crisi perché sembrava che la nostra fede fosse quella e non c'era altro, non c'era altro da fare. C'è un tempo, che facciamo? Ci hanno tolto tutto, che facciamo? Abbiamo dovuto rimettere al centro la chiesa domestica, la parola di Dio in casa, abbiamo dovuto rimettere al centro la preghiera personale, abbiamo dovuto rimettere al centro diverse forme di preghiera domestica che ci hanno aiutato a non perdere in qualche modo l'essenziale, cioè la presenza di Dio nelle nostre case, nelle nostre vite. Però questo all'inizio sembrava una perdita, questo all'inizio sembrava un premio di consolazione. Forse per molti ancora qualcuno crede che quello è stato un premio di consolazione, il fatto di poter spezzare la parola di Dio in casa, o di poter in qualche modo svolgere anche una liturgia domestica nella quale i membri della famiglia si ritrovano, si sono ritrovati attorno a un tavolo nel nome del Signore a condividere quello che aveva. A molti è sembrata veramente una consolazione estemporanea. E questo però succede nella misura in cui noi attribuiamo la gloria di Dio alle manifestazioni umane, a quello che possiamo organizzare e fare con le nostre forze, con le nostre energie, con i nostri denari, con le nostre capacità organizzative e con tutto l'apparato che possiamo costruire attorno alle nostre iniziative. Ezechiele, con il suo mutismo, è chiamato ad andare oltre anche la perdita della moglie, ad andare oltre anche i riti, che spesso sono anche una componente umana, deve andare oltre per poter scoprire che io sono il Signore. Io sono il Signore. Questo è molto difficile per tutti. Io che vi dico queste cose non è facile per nessuno, no? Però è molto consolante, dicevo all'inizio, provare a capire tutto questo, perché in effetti noi abbiamo bisogno di andare e tornare all'essenziale, abbiamo bisogno di capire che non siamo noi in fondo a condurre la storia. Sì, noi possiamo dare il nostro contributo, la nostra impronta, ma l'Alfa e l'Omega non siamo noi. Non siamo noi la ragione per cui cambia o non cambia. Noi siamo strumento e non dobbiamo mai dimenticarlo questo, perché essere strumento ci dice, forse
forse ci toglie anche molte ansie che in qualche modo spesso ci attribuiamo perché pensiamo di essere in qualche modo insostituibili. Dice Gesù nel Vangelo: ricordatevi che siete servi inutili, non perché Gesù voglia denigrarci, ma per dire che in un certo senso noi siamo servi e questo ci fa bene, la nostra natura, e abbiamo bisogno di Dio. E noi religiosi ce lo dobbiamo ricordare prima di tutti. Non è un messaggio solo per chi non crede che noi abbiamo bisogno di Dio, è un messaggio anche per noi, soprattutto per noi. Dio è al centro di ogni azione umana. Cosa può questo testo, mi avvio alla conclusione, offrire per le nostre famiglie? Cosa può questo testo dire a ciascuno di noi qui presente? E prendiamo il lato più umano di questo testo, il lutto, che in un certo senso è ciò che nelle nostre famiglie spesso si vive ed è forse quell'aspetto che più sconvolge il nucleo familiare, che più lo getta nella disperazione, nella perdita di riferimenti, eccetera. Questo testo innanzitutto ci dice una cosa molto importante, interessante, no? Quando si vive il tempo del lutto, quel tempo è il tempo del primato di Dio. Cosa vuol dire questo? Che è un tempo nel quale forse nell'impossibilità di vederci Dio in quel momento, proprio per questa ragione, lui lì si manifesta. Nell'impossibilità di attraversare il mare rosso, Dio si manifesta. Nell'impossibilità di liberarsi da una schiavitù, Dio si manifesta. Nell'impossibilità umana, Dio è presente. E il tempo del lutto è il tempo della presenza di Dio. È un tempo che quindi non va sciupato. E tutti ci ritroviamo inevitabilmente a dover utilizzare dei riti per affrontare questo tempo. Riti che spesso però tendono anche un po' a banalizzare, ad accelerare il dolore, la fatica, lo scoraggiamento, eccetera. E cosa voglio dire? Abbiamo tutti un formulario da offrire, no? Dalle condoglianze a ti sono vicino, a tutte quelle frasi che in qualche modo innocentemente dobbiamo utilizzare per poter provare ad essere prossimi di chi soffre, no? Però questo tempo spesso deve essere affrontato con una sola operazione, quella del silenzio, perché non c'è altro da dire, perché è inutile aggiungere altro, perché è inutile far scappare le persone da ciò che si sta vivendo, perché è inutile in qualche modo sciupare anche quella lotta possibile che avviene all'interno della famiglia per poter vedere Dio in ciò che sta succedendo. E questo credo sia un qualcosa di molto profondo, molto interessante, però da considerare. Non dobbiamo avere paura di questo silenzio, dei tempi lunghi, non dobbiamo aver paura anche di lasciar decantare il dolore che ci attanaglia in queste circostanze, in queste situazioni. Perché la famiglia, in effetti, se ci pensiamo, poi è l'unico santuario dove questo atteggiamento di uscita da un'incertezza, di uscita dal rito, anche dalla ritualità nell'affrontare il dolore, dove il grido, dove tutto ciò che in qualche modo ci fa impazzire, ecco, la famiglia è quel luogo dove tutto questo si può fare, dove non siamo giudicati se lo facciamo, dove nessuno ci viene a dire qualche cosa riguardo. La famiglia è quel luogo dove in effetti questo
questo tempo è il tempo che Dio utilizza per manifestarsi. Allora, in questi mercoledì abbiamo affrontato tante prospettive attraverso le quali Dio si manifesta all'interno degli ambienti familiari. Anche questa del lutto, anche questa della fine, se volete, della, che sconvolge di più il cuore di noi esseri umani, è il tempo in cui Dio si manifesta. Questo forse Ezechiele in qualche modo ce l'ha fatto capire. Allora vogliamo questa sera provare anche noi a pensare a questo mistero, ecco, anche al mistero della morte, al mistero della sofferenza, in una prospettiva di fede, dove le cose non cambiano con la bacchetta magica, le cose non migliorano perché semplicemente le pensiamo e le preghiamo, ma semplicemente anche il mistero del dolore, della croce, è l'altare privilegiato attraverso il quale Dio si manifesta. Il respiro si fa corto, gli occhi cominciano a non vedere più bene. Sembra che Giuseppe sia ormai giunto a capolinea. Tutto il suo lavoro, tutto il suo amore, tutta la sua vita sta per compiersi nell'ultimo grande passo, quello della morte. Gesù si avvicina al suo letto e decide di prendere Giuseppe fra le sue braccia, proprio come faceva il suo papà con lui quando era bambino. Perché quando si diventa anziani si torna un po' bambini. Giuseppe poggia la sua testa sul petto di Gesù, sente i battiti del suo cuore, sente la voce della vita. Maria piange e sorride al tempo stesso, in attesa di un'altra morte. Maria e Gesù
bacino sulla fronte di quell'uomo che in vita si è occupato di loro. Giuseppe, rinunciando al suo sogno, ha ricevuto in dono il sogno di Dio. Chissà se Giuseppe si sarà sentito un po' in colpa, perché vorrebbe avere paura. Perché è giusto avere paura della morte. Ma come si può avere paura della morte, morendo tra le braccia della cura di Maria e Gesù? Nei secoli la sua morte sarebbe stata ricordata come una morte santa, la prima, quello che ognuno di noi desidera. Gesù si avvicina all'orecchio del Padre e gli sussurra che lo ama in un amore infinito. Poi, con un dolce sorriso, lo invita ad andare dal Padre che tutti ama e tutti perdona. Il suo respiro dice: oggi non è un giorno di lutto, perché per te si spalanca la porta del paradiso. Addio, Giuseppe, grazie per la tua vita e il tuo sì. Inevitabilmente ci viene da pensare a tutte le persone che nelle nostre famiglie in qualche modo non ci sono più, ai tanti genitori, nonni e a quanti abbiamo perso tutti proprio nei nostri nuclei familiari. E allora questa può essere l'occasione per ricordarli, per immaginarli abbracciati dal Padre, lo stesso abbraccio che vogliamo tutti noi ora sperimentare, pronunciando la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, l'ascolto della parola. Il Signore sia con voi.